Quasi 4.200 persone denunciate, 169 quelle arrestate, di cui 103 per reati in materia di stupefacenti e 178 i soggetti denunciati. Sono tra i dati più rilevanti del bilancio di un anno di attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza, presentati oggi. 12 mesi dove particolare attenzione è stata posta al contrasto dello spaccio di droga. Complessivamente 55 kg di sostanze stupefacenti sequestrati dagli uomini dell'arma, per lo più hashish e cannabis, rispettivamente 17 e 31 kg, 88 le piante scoperte e 260 le persone denunciate come assuntori. Numeri importanti che testimoniano l'efficacia dell'attività svolta dai militari nel giorno dell'anniversario della fondazione dell'arma 209 anni fa. Le peculiarità del carabiniere non sono cambiate. Beh, la peculiarità è sicuramente la capacità di ascolto e l'empatia, perché a ogni problema che ci viene posto noi dobbiamo trovare comunque una risposta, e in questo chiaramente dobbiamo essere attenti a valutare ogni tipo di forma di reato, da quello comune a quello più complesso, quindi con eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata. L'arma carabinieri sempre presente sul territorio in maniera molto capillare, molto vicina alle collettività locali. È un'attività che richiede un impegno e sacrificio giornaliero, ma questa è una vocazione proprio del carabiniere. L'arma dei carabinieri si è occupata di oltre il 90% dei reati registrati nella provincia iberica, per un totale di 26.560 servizi di controllo effettuati, una media di oltre 70 al giorno. Un dato che è stato sottolineato oggi durante la cerimonia che si è svolta al COESPU, il cui direttore ha annunciato un imminente cambio della guardia. Lascerò la direzione del COESPU per assumere la guida della missione EULEX in Kosovo. Una chiamata in attesa quanto repentina da parte dell'Unione Europea. La presenza in città del quartier generale della Gendarmeria Europea è motivo di orgoglio per l'elevatissimo livello di preparazione riconosciuto. Qui a Vicenza, presso il COESPU, dalla sua istituzione sono passati oltre 13.000 frequentatori, tutti ufficiali di polizia provenienti da ben 128 diversi paesi del mondo, che poi a loro volta sono stati impiegati in missione di pace.